Uè, settimana scorsa mi avete dato un sacco di idee interessanti per le prossime puntate e quindi ho fatto l'unica cosa che andava fatta, li ho ignorati bellamente. No, scherzo, vabbè, che sta settimana, insomma, non so se ve ne siate accorti, ma insomma stanno succedendo un po' di casini per il Green Pass, quindi non potevo non farci una mini puntata dedicata, dai. Quindi oggi una micro puntatina senza capo né coda, così senza troppa storia, senza troppa filosofia, in cui mi sono infiltrato nei gruppi No Green Pass. Come al solito, se vi piace la serie, vi invito ad iscrivervi per non perdervi i prossimi episodi, lasciare un mi piace, condividere il video, eccetera, 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 e vai con la sigla! Premessa lampo. Allora, i provvedimenti sull'uso del Green Pass sono molto discussi. Ora, io ho un'opinione ferrea sull'uso del vaccino. Penso che tutti debbano vaccinarsi e chi non lo faccia senza una motivazione valida sia un pochettino irresponsabile, un pochettino vittima di se stesso, insomma, e della disinformazione che circola in giro. Sul Green Pass non è che abbia proprio un'opinione ferrea, perché di base penso che tutti dovrebbero essere vaccinati, quindi non sono stato a farmi troppe paranoie, troppe pippe mentali, sinceramente, sull'uso del Green Pass. Oggi non entrerò nel merito di cosa sia giusto e cosa sia sbagliato, sono semplicemente andato un po' a leggermi i commenti più assurdi nei gruppi dei radicali No Green Pass, quindi così, una roba leggera. Cominciamo con gli eventi avvenuti a Roma. Una grandissima manifestazione, infiltrazioni fasciste che hanno causato un pelino di disordini. O meglio, questo è quello che pensate voi, servi del sistema. Già, perché in realtà hanno infiltrato provocatori ovunque. Lo strano caso del tizio che ieri a Roma ha partecipato attivamente prima all'assalto della camionetta della polizia e poi ha attaccato brutalmente un manifestante a terra per poi farlo arrestare dai colleghi poliziotti. Sì, era un poliziotto anche lui. Quindi in pratica mi state dicendo che è stato tutto orchestrato da loro. Ieri a Roma c'erano dalle 300 alle 400.000 persone che manifestavano pacificamente. Quindi in pratica l'intero Molise ha preso e è andato a Roma. Cosa è successo? È successo che tutto il casino venuto fuori è stato architettato e poi messo in atto dallo stesso governo. Volevano il caso, volevano la violenza per screditare la manifestazione e l'hanno ottenuta. Eccoli, guardateli, in borghese, la Digos. Si mischiano nella folla per picchiare la gente. Sembrano avanzi di galera, no, sono nella polizia di Stato, the new Gestapo. Naturalmente, anche in questo caso, c'è chi ragiona un pochettino a mente fredda e fa ammenda. Sbagliato l'assalto alla sede della CGIL. Dalla ragione si sta passando al torto perché si sta prendendo spunto per parlare solo di questo. Sbagliatissimo fare violenza. Però devo dire che purtroppo la maggioranza è convinta di altro. Pilotato. Ma non lo capite che è tutto costruito a tavolino da chi comanda? Ancora non avete capito che ci sta di mezzo la Digos, gli infiltrati, per screditare una protesta pacifica? Poi se lo dice anche Povia, io ci credo. Comunque spunta anche qualche teoria interessante. Ma siamo sicuri che siano di destra? O di sinistra andate apposta per gridare fascismo? No, perché i partigiani fanno questo ed altro. Questo è un comunista dei centri sociali. Si sono mai indignati per questo? E se l'idea è supportata da uomo coi rasta distrugge vetrina.png? Io ci credo. Comunque, al volo, di base il mood è il solito. Assolutamente no, Grand Pass limita la libertà delle persone in generale. Non si molla nessuna trattativa con un governo di nazisti che ci ha dichiarato guerra e non ci fa vivere da quasi 2 anni. Bene, vedo che la pensiamo tutti allo stesso modo. E grazie al cazzo sei sul gruppo No Green Pass, No Dittatura Sanitaria, difendiamo i nostri bambini dal nazi Green Pass dittatoriale, servo dei servi poteri forti. Dopodiché continuano a circolare le teorie strambe. Buongiorno, credo che con il numero notevole di tamponi fatti in più, ovviamente aumenteranno i contagi. Certo, ovviamente, perché usano lo stesso tampone in tutti i nasi, fanno il tour dei nasi 2021, così per risparmiare, no? Quindi ci sta che aumentino i contagiati. Io non mi vaccino e non voglio il Green Pass perché dopo questo ci mettono un microchip sotto pelle e fanno di noi delle macchinette di Stato, che andassero a quel paese, libera di scegliere della mia vita. Non è vero, non mi hanno inserito alcun chip.
girano un tot di iniziative, come ad esempio il referendum sull'abolizione del Green Pass, che voglio dire, fatelo pure, però insomma, se raccogliete le firme mo', cioè al massimo la prendono in considerazione per la discussione ad aprile, quindi non so cosa serva esattamente. Poi vabbè, lo sciopero del 15 ottobre, non temere, non sei solo, siamo in tanti, il popolo italiano unito fa la differenza, l'Italia siamo noi e solo 2 persone su 10 sostengono questo governo. Così, statistiche tirate fuori dal cilindro così a caso e gente che si stupisce perché non sia il 99%. Vabbè, andiamo avanti. Bandiere sui balconi, pullman, camion che devono bloccare le autostrade, roba varia, insomma. Girano poi un po' di insulti a Mattarella, che non fanno mai male. Scusate, intendevo un altro satanista, non vivi in eterno, ti aspetta il fuoco eterno e poi vedrai se esiste l'inferno. Ti stanno aspettando i tuoi simili, vergognati. Blah! Lui, intendevo lui. Ecco, Mattarella dice: pubblica amministrazione, niente scatti di anzianità per il dipendente che non ha il Green Pass. E commentano: perché ovviamente chi è capace nel lavoro non ha nulla a che vedere con l'essere possessore di Green Pass. È meglio essere incompetente ma vaccinato. Bravi. Naturalmente, perché con gli scatti di anzianità fissa aumenta l'efficacia di una persona. Invecchiare significa essere capace. Meno male che ho già i capelli bianchi allora. Poi vabbè, è un po' una scusa per lamentarsi di tutto. È vergognoso tutto. Il Green Pass, gli aumenti, luce e gas. Qua bisogna manifestare per tutto. Per il basta, non se ne può più. Pagare, subire e tacere fa parte del piano. Esattamente, quelli che mettono la faccina che ride, cosa c***o hanno da ridere? Sono quelli che vivono con i genitori e non aiutano. Sono quelli che prendono il reddito di cittadinanza, lavorano in nero e nel tempo libero spacciano e nessuno gli chiede il Green Pass. E la Madonna, una profilazione completa da una faccina che ride. Poi vabbè, naturalmente si fanno un po' di domande a vicenda su quello che succederà. Scusate la domanda forse stupida, ma se si lavora in smart working e come sappiamo hanno messo il pass anche lì, chi te lo controlla ogni mattina? Te lo controllano da remoto. Sì, vabbè, da remoto, dai. Ma cosa vuoi che succeda? Viene giù Padre Pio, ti controlla il Green Pass stile cassiera del supermercato? No, ovviamente. Allora, se stai a casa di fisso e smart working, il Green Pass non te lo controlla nessuno. Ma ovviamente non si può usare lo smart working al posto invece del Green Pass. Questo è specificato nel decreto legge. Occhio, perché poi viene davvero a controllarvi il Green Pass, Padre Pio, un attimo, Tuts, tuts. Comunque, prima di passare alla parte finale con i consigli su cosa fare se non si ha il Green Pass e si vuole lavorare, vi consiglio di acquistare il mio fantastico primo libro, Cascina Speranza, una riscrittura creativa della Fattoria degli animali di Orwell. Cosa sarebbe successo se a prendere il potere fosse stato un partito populista? Potete preordinare il libro cliccando sul link in descrizione o andando su bookabook.it e cercando Cascina Speranza. Trovate tutte le informazioni del caso al link. Se volete aiutarmi ma non volete acquistare il libro, scrivetelo in giro, condividete qualsiasi cosa. Io vi ringrazio, insomma, per provare a realizzare questo mio favoloso sogno di vedere il mio libro un giorno su uno scaffale di una libreria. Grazie! Continuiamo! Salve a tutti, gruppo! Vorrei un consiglio. Cosa mi consigliereste di fare con il lavoro? Premetto che ovviamente non mi farò inoculare quella cosa e di conseguenza niente Green Pass. Comunque, a parte tutto, complimenti per la scelta del pattern. Allora, abbiamo il consiglio base. I tamponi, perché non mi avranno mai! 180 euro al mese, però. Per ora non credo ci siano altre alternative, io la vedo così. Meglio 15 euro ogni 2 giorni che andare incontro alla morte o rovinarsi per sempre con questo veleno. Ognuno faccia la sua scelta. Abbiamo poi il consiglio letargico. Dormo. Consiglio italiano. Lavora a nero. Consiglio maialone. Resterò a letto con mia moglie. Prevedo un boom di nascite. Consiglio realista. A casa senza stipendio. Consiglio illuminato. Raga, sveglia! Non posso urlare troppo perché è mattina. Consiglio legale. Diffida alla richiesta del Green Pass da inoltrare al datore di lavoro. Non facciamoci schiacciare. E se sei tu il datore di lavoro, che fai? Ti invii la diffida da solo? Consiglio suicida! Non fate tamponi se avete febbre, state a letto e non ditelo a nessuno, almeno i politici e i loro sgherri restano con le mani in mano! Raga, non fatelo, se state male sentite un medico, per favore. Consiglio virulento! Mettiamo di fare ogni 2 giorni il tampone e scopriamo di essere positivi asintomatici, quindi scatta la quarantena, giusto? Una volta tornati negativi, per 6 mesi non occorre fare il vaccino, giusto?
Salve ragazzi, idee per prendere il Covid? Per avere il Green Pass, ovviamente. Ovviamente. Vabbè dai, raga, mi sembra un pelino stupido cercare di prendere il Covid pur di avere il Green Pass. Ottima idea! Però non è mica semplice, prendersi il Covid. Io ho guardato un bimbo che aveva il Covid e non ho preso nulla. Consiglio del governo. So che se sei senza lavoro e hai una determinata situazione economica familiare, hai diritto al reddito di cittadinanza. Consiglio onesto. Consigli per gli acquisti. Brava, su Telegram ci sono un sacco di gruppi vendita Green Pass. Cosa? Ma c'hanno pure un botto di iscritti. Oh, ci sono pure le recensioni. Io mi fido se ci sono le recensioni. Tipo Amazon, no? Green Pass funzionate, top servizio. Green Pass disponibile dopo qualche ora sul fascicolo sanitario. Ottimo venditore, lo ricomprerò sicuro fra 12 mesi. Oh, lo Stato! Preso un Green Pass per mia figlia che va a scuola, dopo 2 giorni va ancora. Ho aspettato un po' a fare la recensione perché non mi fidavo molto. Certo. Oh, comunque ci sono pure i prezzi. Green Pass Covid-19. Il costo del servizio varia in base al tipo di carta verde scelta. Digitale 100 euro, per 2 persone solo 180 euro, pure le offerte, va che marchettari che sono. C'è anche il pass famiglia, c'è 4 familiari, 350 euro digitale, 400 cartaceo, le spese di spedizione, di stampa. Interessante comunque. Un saluto alle forze dell'ordine!